Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Scrittori in Onda con Silvia Ramasso e Neos Edizioni. Questa sera siamo felici di avere qui con noi in studio Teodora Trevisan, eh, scrittrice eh, già diciamo, esperta perché eh, questa sera racconteremo del suo eh, terzo romanzo e ehm, che è cresciuta nel tempo con, eh, con vari, vari generi letterari. No? Eh, L'autrice è eh, di origine veneziana, però Teodora ci dice anche un'origine più lontana, adesso poi faremo raccontare a lei. E' ehm, è particolarmente importante questo suo luogo di nascita perché il libro che andiamo a raccontare questa sera è eh, proprio eh, ambientato in, in questo posto. Quindi io mi fermo qui perché devo lasciare a Teodora eh, il raccontarci lo spunto di questo romanzo, prima di parlare del romanzo stesso. Eh, lo spunto di questo romanzo è eh, quello di fare un omaggio a un'isola greca dove io passo gran parte, eh, molta parte dell'anno ed è l'isola di Paros in Grecia. Eh, io sono infatti di origine greca, mia madre era greca e amo molto questo paese. Ecco, e quindi ecco da dove è nato l, eh, il piacere, direi più che l'esigenza, no? il piacere di descrivere questi luoghi che tu conosci e ami. Non è la prima volta, peraltro, che inserisci la Grecia nei tuoi libri. Questo di questa sera che raccontiamo si intitola Effetto Flash, è eh, un giallo, oserei dire, classico. Perché eh, voi sapete che il, i gialli in realtà sono un genere molto vario che va dal, dal giallo di investigazione al noir metropolitano fino anche eh, ai nuovi effetti più, più splatter o underground. Mentre quello di Teodora Trevisan direi che si scrive proprio nel, nel filone eh, del classico giallo di investigazione. E, Abbiamo naturalmente dei personaggi assolutamente tradizionali, ma eh, io vorrei che ci dicesse eh, Teodora un po' uno spunto di questa trama. Si sa che raccontare i gialli è sempre un po' difficile, eh, perché bisogna dire senza svelare ai lettori i finali o i fili importanti. Però, Teodora, cosa mi puoi dire di, questo, di questa trama senza svelare troppi misteri? Allora, in quest'isola eh, esiste una valle delle farfalle. Che è la sorella minore di quella le che farà che le abbiamo qua sì, in copertina. E questa, queste farfalle sono caratterizzate da una particolarità, cioè quella di essere farfalle notturne. Quindi di giorno hanno, hanno un aspetto eh, bruno molto dimesso. E se vengono invece eh, molestate e si alzano in volo, sprigionano un colore arancione molto acceso. E, questa è una questione di mimetismo io da questo spunto ho preso eh, questo spunto per raccontare appunto una storia sul, su quello che è l'essere e l'apparire che è un tema che a me è molto caro che ho anche ripreso in altri miei, negli altri miei due romanzi e avviene un delitto, avviene un delitto nella valle delle farfalle e eh, a scoprire chi è l'assassino eh, sarà un investigatore tutto torinese. Ecco, e qui ci inseriamo appunto nel, nel discorso dei personaggi. Eh, il, il commissario torinese si chiama Santino Parisi. Torinese, torinese Perché e... abita a Torino, ma in realtà è di origine siciliana, con eh, nelle migliori tradizioni <ride> tradizioni dei gialli sì. italiani. È, 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 già, è, un, è un commissario ormai in pensione quindi che si trova sull'isola di Paros per una vacanza e naturalmente viene coinvolto, come ci, come ci si aspetta, viene coinvolto nelle indagini. Ci racconti qualche cosa di più del commissario Parisi e della sua famiglia? E sì. delle sue... Il commissario Parisi è un ometto molto molto curioso e lui pur essendo in pensione ha continuato a coltivare questa sua passione per, per l'indagine e ha una, questa moglie Rosa che ehm, eh, lo controlla da vicino, c'è sempre un po' di battibecco tra i due ma in fondo loro si, si amano molto e ehm, il commissario Parisi riesce eh, con uno stile di investigazione un po' vec vecchio tem vecchi tempi, cioè più Poirot che CSI insomma mm. per intenderci eh, a trovare una serie di piccoli indizi e poi alla fine a metterli insieme ed arrivare alla, alla soluzione. Ecco, in questo, in questo particolare libro eh, abbiamo il commissario Parisi, si eh, interfaccia con un personaggio femminile che poi è anche, come dire, la coprotagonista, no? La, si tratta di una scienziata, di una ricercatrice torinese che viene chiamata sull'isola dal direttore della Valle delle Farfalle per studiare e eh, mettere un freno al calo della popolazione di queste farfalle. Nel frattempo avviene il, il delitto, la ricercatrice conosce sulla nave che si avvicina a Paros il commissario Parisi, da qui ne nasce una conoscenza e, e, e il commissario viene appunto coinvolto nelle, nelle indagini. Eh, mi piaceva trovare, raccontare una storia dove il metodo investigativo fosse un po' da altri tempi. Eh, proprio perché il commissario si trova in un'isola senza mezzi di investigazione moderni e anche la polizia locale causa crisi economica non ha le risorse per mettere in atto tutte le, le indagini possibili e quindi lui è di attraverso il senso. suo acume, acume. Come classicamente eh, tradizionalmente sì. risolve il caso. Senti, io intanto volevo chiederti se in qualche modo la crisi attuale del, del, della Grecia entra nel romanzo visto che è un libro appena uscito Sì, la, la crisi ci entra proprio per spiegare questo stato di, anche di sbandamento di, soprattutto dei, dei giovani che fino a pochi anni fa si sono visti eh, regalare tutto eh, dal, dai propri genitori e improvvisamente hanno, si sono trovati davanti a una situazione molto grave in cui hanno dovuto fare delle risorse per loro eh, impensabili. Eh, in questo libro c'è anche questa, questa difficoltà, questa riflessione, anche questo, come dire, in qualche modo, questo stupore di trovarsi senza le cose date prima per scontate. Per scontate, esattamente. Senti, questo dicevamo prima che è il terzo, il terzo libro, il terzo romanzo, perché hai scritto tanto, tante altre cose perché Teodoro è giornalista. Ma ehm, c'è stata un'escalation verso il giallo. Il primo libro è stato in realtà un libro un po' di riflessione, ma anche d'amore, no? all'interno di una coppia che si titolava Il Viaggiatore di Gennaio, anche ambientato in Grecia. Il secondo lo abbiamo qui, Le apparenze dell'Alba, ha già un tono più di inquietudine, più di giallo, e questo invece è un giallo classico. Come sì. mai questo, questo percorso? Mi divertiva il, il meccanismo. E in realtà, come, come succede spesso, il meccanismo del giallo è semplicemente un espediente per raccontare altre cose e per riflettere un pochino sulle relazioni tra le persone e sul nostro modo di vivere odierno. Ecco, allora io eh, per, per chiudere questa intervista a Teodora Trevisan, autrice del libro Effetto Flash, eh, direi che nei suoi romanzi eh, si mescolano due cose fondamentalmente, l'ambientazione un po' torinese e un po'... Eh, greca e una grande grande attenzione ai meccanismi interiori dei personaggi. Detto questo io spero che questo libro piaccia ai nostri lettori, eh, che siano coinvolti, vi saluto tutti e vi auguro una buonissima lettura, una buona serata e arrivederci alla prossima puntata di Scrittori in Onda. Buonasera. Buonasera.